con questo decreto legge voi certificate di aver mentito agli elettori, perché avevate promesso un reddito di cittadinanza che noi avevamo valutato per 63 miliardi di euro, che il vicepresidente Di Maio aveva detto in campagna elettorale valere 20 miliardi di euro, oggi ci sono 4 miliardi di euro. E avete mentito agli elettori quando avete detto che avreste abolito la Fornero nella prima settimana di governo. Voi non avete abolito la Fornero, non avete fatto quota 41, avete fatto quota 100, mettendo i gio le giovani generazioni in difficoltà per i prossimi mesi e per i prossimi anni. E del resto voi avete mentito sulla flat tax, avete mentito sui rimpatri. Questo decreto segna la fine dell'innocenza del governo giallo-verde rispetto alla campagna elettorale. Ma ben più grave, questo decreto legge segna un clamoroso atto di masochismo di fronte alla crisi economica che stiamo per vivere. Mancano all'appello 40 miliardi di euro, manca anche il ministro dell'economia all'appello in quest'Aula, ne capisco l'imbarazzo.